ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Prima sgambata ieri per l'Ascoli. Quella tra l'Amatrice ed il Picchio però non è stata una semplice amichevole. Le due comunità infatti sono ancora profondamente legate da quanto accaduto nel 2016 con il terremoto che sconvolse il centro Italia e seminò morte e distruzione nei due territori. E così ieri, in presenza dell'ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, le due squadre si sono schierate davanti al monumento alle vittime del terremoto per depositare un simbolico mazzo di fiori prima del match. La sfida, per la cronaca, è stata vinta dall'Ascoli per 9-0. Cristian Bucchi nel primo tempo ha schierato il suo 4-3-3 con il giovane Luciani al centro al posto di Bellusci e ha dato spazio anche al neo arrivato Donati a destra con Re in avanti assieme a Capitan Dionisi e Bidawi. Proprio Re ha aperto il festival dei gol. Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 con le reti anche di Dionisi e Palazzino, nella ripresa girandola di cambi e altri 6 gol, doppiette per Lungoci e Ventola, timbri anche per De Paoli ed Eramo. Un momento di ironia si è vissuto quando un cane è fuggito dal controllo di un tifoso ed ha invaso il campo prima di essere braccato e riportato in tribuna da Falasco. Questo è il commento di Mister Bucchi a fine partita. Ma l'aspetto positivo sicuramente è quello di aver visto, intravisto le cose che stiamo provando. Qualcosina di diverso rispetto magari a quello che i ragazzi erano abituati a fare lo scorso anno. Lavoriamo da pochissimi giorni, però mi è piaciuto l'impegno e la voglia nel proporre. Quindi su tutto il resto ovviamente dobbiamo migliorare, perché la condizione è quella che è e sono le prime uscite. Quindi da una parte c'è grandissima voglia, dall'altra parte le gambe ancora non girano al meglio. Però la proposizione di quello che stiamo facendo mi è piaciuta, quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. A parte Bukel, 40 Iliev, ha utilizzato tutti gli altri calciatori, li ha voluti vedere all'opera. Che giudizio si è fatto soprattutto dei nuovi, 2 gol Lungoi, un giudizio anche su Donati e poi sui giovani, Re anche a segno? Sì, noi insomma, sono arrivati giocatori molto giovani, ma già insomma ben avviati. Parlo di Giordano, parlo di Donati, Lungoi, credo insomma che rispetto a loro due, nonostante molto giovane, ha un percorso diverso. Insomma, ha giocato già dei campionati da protagonista in Svizzera e quindi insomma è un giocatore magari un po' più avanti. Però sono giovani soprattutto vogliosi, insomma, hanno dalla parte loro la voglia, l'esuberanza, e questa è una cosa molto positiva. Dobbiamo essere bravi e dargli anche il tempo di prendere confidenza con la categoria, con l'ambiente, insomma, conoscere un po' i ritmi di questa categoria, di trovare il giusto feeling con la squadra. Ma l'approccio anche loro è stato molto positivo.